Oh, buonasera a tutti. Io non ho capito una cosa, perché Bronzi, perché mi fai sempre venire a me da questa trasmissione? Perché comunque tu sei quello più appropriato, diciamo. Sì, vabbè, appropriato, ora lo voglio dire, non si possono dire parolacce, stasera non voglio dire neanche ecco. Una parolaccia. Allora, buonasera a tutti, di nuova trasmissione, questa stasera Valerio l'ha voluta chiamare Mostro di Firenze VS versus Zodiac. Allora, la domanda che io, poi tra l'altro avevo fatto anche le interviste sia a Valerio che a Davide, la domanda è: ma Zodiac e Mostro di Firenze sono la stessa persona? Stasera vi cercheremo di togliere un po' di dubbi. Allora, accanto a me, come sempre, c'è il patron della radio, Daniele Bronzi. Alla mia sinistra c'è Giuseppe Di Bernardo, che mi aveva detto non voleva parlare perché non poi parlerò. Non parlerà. Infatti, invece la domanda la farei proprio a lui. Esatto, infatti, la facciamo a lui. Di fronte a me, come sempre, c'è Valerio Scrivo, Davide Cannella ci sta per ci raggiungere perché un po' di ritardo. E poi il grande Pini in studio con noi, che farà un po' il tecnico. Allora, lui ha già attivato la diretta su Facebook, perché siamo anche su Facebook, in diretta come audio. Quindi siamo anche su Facebook, ci dici il link su Florence International Radio, trovate sulla pagina, trovate la diretta del, diciamo, della diretta. Abbiamo anche il nostro opinionista Alex Barracani, che non so dove sia, è andato a telefonare. Bene, allora c'è Valerio, stasera stringhiamo Valerio, lo torchiamo. Serie Archille BTK, di cui me l'ha fatto conoscere lui la prima volta, siamo andati in trasmissione, ti ricordi, parlarsi proprio di questo, BTK, e ho visto anche un documentario, tra l'altro molto interessante. Sì. Però ci sono delle, non so se siete che è sbagliato, sono loro che hanno fatto il documentario, cosa? Hanno detto sul fatto che lui fu beccato tramite il DNA. Sì, è stato beccato tramite il DNA. No, tramite il floppy disk è stato. Floppy disk, perché comunque il DNA l'avevano già. Della sorella, però, della figlia l'hanno preso. No, non, avevano il DNA suo, però non sapevano chi fosse. Sì, sì, quando hanno mandato i floppy. Da lì hanno capito di chi era la licenza con cui stavo scritto il. Ok, allora bene. Sono arrivati al DNA della figlia, quindi. Bene, allora Valerio. Valerio, ora siamo in diretta, non so quante persone ci stanno seguendo, aspettiamo. Ancora non lo so, dopo guardiamo, comunque, vai. Chi vuole mandare un messaggio su WhatsApp, 338-1980-688. Mi raccomando, inerenti all'argomento trattato stasera. Allora, Valerio, scrivo, Zodiac e il mostro di Firenze sono la stessa persona? No, non sono la stessa persona. Dici perché? Per tantissimi motivi non sono la stessa persona. Innanzitutto sono due serial killer diversi. La vittimologia è uguale, però il modus operandi no. Il mostro di Firenze colpisce sempre coppiette appartate di notte nelle strade di campagna, Zodiac Killer no. Anzi, addirittura su Zodiac Killer era sorto il dubbio che non ci fosse nessun serial killer in realtà, perché siccome usava sempre una pistola diversa, pensavano fossero omicidi diversi. Sì, ed era lui poi attraverso le lettere a dover dimostrare che era lui. Anche infatti, questo fatto delle lettere lo distingue dal mostro di Firenze. Lo distingue perché il mostro di Firenze, tranne la lettera della Monica, poi non ha fatto ufficialmente altro. No, io penso di sì, però. Io penso che abbia comunicato più volte il mostro di Firenze. Ne parlavo con Giuseppe prima, sì. No? Il fatto della lettera, io anche sono convinto, convinzione mia ovviamente, che lui ha scritto solo quella mandata alla della Monica. Quello però è sicuro al 100%. Esatto, perché c'era un pezzo di lembo del seno. Però ce n'è un'altra di cui ho qualche dubbio, dove dice in me la notte non morirà mai. Quella è stata mandata alla Nazione di Firenze. Secondo te quello era lui? Quello non lo so. Secondo quello me non era lo mitomane. So. Quello non lo so. Ha scritto anche non sembrerebbe sua, non per lo stile, perché che ne sappiamo chi era, perché se uno lo fa sempre, come esatto, faceva Zodiac Killer. Oddio, anche un mitomane però potrebbe farlo sempre. Zodiac scriveva a tutti praticamente, sì, esatto, polizia, giornalisti, televisione, ha fatto una mole di lettere, ha speso un francobolli non so quanto, però lui ha scritto veramente a tutti. E pare anche una volta abbia telefonato anche a una trasmissione televisiva, ma non è certo. A quella trasmissione che lui abbia telefonato io non ci credo. No, non c'è la certezza. Cioè, per me non l'ha si fatto. Si parla di Zodiac. Non era così stupido da stare minuti e minuti. No, non l'ha. Io non credo, poi tutto è possibile. No, comunque, ma non penso proprio. Anche il modus operandi non ha nulla in comune. In parte sì, però, perché usavano tutte e due la pistola.
Sia Zodiac sia il mostro di Firenze ammazzavano prima l'uomo e poi la donna. Sulla donna si accaniva un po' di più anche Zodiac. Però c'è anche da dire che... Però Zodiac, scusami, non faceva le mutilazioni. Le scissioni. Esatto. E non solo. Poi Zodiac non si accertava dell'avvenuta morte delle vittime. Sì. Perché due, se non mi sbaglio, due sono sopravvissuti. Sì, due sono... addirittura tre, per la verità. Esatto. Poi una è morta nel terzo delitto. Sì. Quindi non c'erano le pugnalate post-mortem, cioè, anzi non post-mortem, per accertare la morte come quelle che lui dava, che mostro di Firenze... Buonasera Davide. È arrivato Davide. Ah, ma ci sta mettendo. Sì, sì. Ci ha messo in streaming video. Certo. Addirittura. No, audio. No, no, c'è il video. C'è l'audio. No, okay, no, quella è una fotografia con l'audio nostro. Bene, bene. Non cominciamo. È arrivato Davide Cannella. Buonasera. Buonasera Davide. Stava parlando Valerio. Scusate. No, stava parlando lui. Non so, qual è l'argomento di stasera? Il Molise. Esiste o no? No, aspetta. Basilicata o Lucania? Avete sentito l'ultima dei complottari? No. Cioè? Allora, finora Davide, se ne è parlato. Scusate, controlla che sia sull'interruttore. Prova, non sento un tubo, perfetto. Questa la devo dire. Funziona? Sa di capo. No. Come no? Ecco, vedi, a seconda di come si muove, ora va. Allora, la nuova notizia è che i complottari hanno tirato fuori una bellissima notizia. Cioè? L'Australia non esiste. Ah, vabbè. L'Australia non esiste. Non esiste l'Australia. Dicevo qualche tempo fa che ci sono i complottisti che pensano che il mondo piattista. O i respiriani, eccetera. Sì, sì. Comunque stasera, aspetta, ti cambiamo per novità, capo, parliamo del Davide, mostro di Firenze. Sì. No, capo. Allora sono vabbè. Spariti un sacco di serial killer interessanti, tutti australiani. Sì. Ah, porca miseria. Peccato. Si è fatta una strage di serial killer australiani, se non esiste l'Australia. Ho perso un sacco di tempo a leggere cose. Dai, che non Valerio, dici... Ora non impicchiamo Valerio. Approfitto per fare una domanda. Non c'è quindi, per esempio, l'attività negli omicidi di Zodiac, non c'è l'attività che troviamo, per esempio, non dico le scissioni ovviamente, ma che c'era sulla Pettini, che c'è stata sulla Pettini, cioè una l'overkilling c'è però. L'overkilling c'è perché sul lago lui colpisce, mi sembra, 23 o 24 volte questa ragazza. Il lago? Sì. Oh, sì, delitto che non uccide con la pistola, ma uccide solo con il coltello. Però lì rimane vivo, se non sbaglio. Il ragazzo rimane vivo, lei sopravvive, ma muore poi in ospedale. Esatto. Sì. È quella famosa, appunto, da cui hanno tratto l'identikit, che tra l'altro sì. Di cui parlavamo fuori onda, no? Sì, esatto, male. Esatto. Okay. Però fa riflettere il fatto che non abbia usato la pistola, ma abbia usato il coltello, perché vuol dire che lui. In realtà, secondo me, il coltello è l'arma principale, quello che gli dà esatto, il maggior piacere. Esatto. Non lo usa perché non può, ma quando può lo usa. Dimmi se mi sbaglio, Valerio. Lui all'inizio, appena arrivato col sacchetto in testa, tipo sacchetto, aveva la pistola in mano. Sì, aveva la pistola in mano. Per li ha fatti legare, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. Dopo ha utilizzato il coltello, giusto? Dopo, per sì, uscire. Una volta che erano immobilizzati, sì. Lui gli aveva detto, ragazzi, non vi faccio niente, mi servono solo i soldi e la macchina. In realtà poi li ha fatti sdraiare a pancia all'ingiù e ha cominciato a coltellarli. Esatto, giusto? Anche BTK faceva uguale. Sì. Faceva legare le vittime sì, fra esatto. Di loro e poi l'ultimo la legava lui e poi li ammazzava in questo modo. Io però scusate, prima di entrare nel vivo, lo sì. So, è un ossimoro parlare del vivo, la trasmissione di serial killer. Mi hanno chiesto gentilmente, questo lo rivolgo ad Angelo, sì. Se puoi dare il numero più volte lentamente, perché c'è gente che vorrebbe intervenire e non ha carta e penna, quindi sì, stanno già arrivando le carta allora, e penna. Se permettete lo dico, allora il numero a cui potete fare riferimento piano, piano, voglio dire, scandito 338 io già dormo 19 80 688 cioè hai detto 338 19 80 688 688 sembra quasi una tiritella un per esatto un eco. Vai. C'è un'altra differenza fra il mostro di Firenze e Zodiac proprio almeno a livello quando fa questo omicidio sul lago, perché lui interloquisce con le vittime, cosa che il mostro di Firenze non fa mai. No. Secondo me l'ha fatto però nel 74, secondo me. Con la prima coppia? Con la seconda coppia. Sarebbe la prima coppia ufficiale, il 74. No, per me la coppia ufficiale è il 68. 68, ok. Però ufficialmente, per come sono andate le cose,
qui entra, per me è 68. Hai ragione te, cioè nel senso che tu dici, beh, il 68 come primo delitto. La serie inizia col 68. Nel dicembre del 68 San Francisco, giusto? No, stiamo parlando del mostro di Firenze. No, scusa, Firenze. Io parto dal 74. Parte dal 74, sì. Chi più ne ha più ne ha. È vero, sì, ecco. È vero. Lo sì, ecco. È vero. Lo sì, ecco. È vero. Allora, niente, è arrivato un messaggio, allora mi dicono di salutare Valerio, in particolare tutti quanti, però sì. Valerio. Ci saluta Mattia e poi dobbiamo salutare Federico e Nicola che ci stanno ascoltando. Questo è Alessandro, il tuo amico, quello. Ah, sì, di... lui è abbastanza esperto su Zodiac. Ok, poi mi chiedono, scusate, sto facendo un po' di casino, vediamo un po', ciao a tutti. È il bello della diretta. Allora, ho usato due pistole nel delitto, sì, l'abbiamo già detto, esatto. Questa cosa qua. E in quale particolare omicidio il Zodiac ha inferito sulla ragazza? Sul terzo omicidio. Sul terzo omicidio, perfetto. Bene, risposta... A proposito, ora l'abbiamo detto fuori onda, ma lo diciamo anche ora, la correzione sul primo delitto, la pistola che ha usato, che non è una Beretta, okay, ma era una GA Higgins, modello 80-101, non lo sanno, come non si sa bene. Ed era una calibro 9, riguarda, giusto? Una calibro 22. No, 22 quella lì. Sì, quella 22. E i proiettili erano Winchester, però non erano serie A. Non serie A. Erano, sì, Western Super X. Ok. Però tu stai parlando del primo, giusto? Del primo delitto. Allora, sì. Questo vuol dire, mia colpa, leggere documentazione non ufficiale, perché su un libro che di io Bezzan. Di Bezzan c'è scritto che la pistola praticamente è la stessa. Ora uno si può anche confondere, no? Nel senso, però. Vabbè, questo vale. È quello che ti dicevo ieri, certo. O ieri o l'altro l'altra ieri. L'altra sera. Le notizie le devi sempre verificare. Esatto. Non ti devi fidare di quello che leggi. Con la fonte, eccetera. Sì, certo. Esatto. Ma devi andare alla fonte, esatto. Io non posso parlare per un poglione. Infatti, Davide, c'ha un bel biscottone in bocca. Mi dispiace, ma c'ho da fare. Devo sei impegnato. Da un punto di vista proprio, se uno volesse stilare un profilo psicologico, che non è compito mio perché io non sono uno psichiatra, però insomma, il mostro di Firenze... Se io lo devo immaginare nella vita privata, lo immagino come una persona piuttosto introverso, poco comunicativo, magari anche umile. Invece Zodiac me lo immagino completamente diverso. Sì, assolutamente. Non ho capito, sì. Perché questo moto di Angelo, quando è detto anche umile, perché visto lo usa spesso. No, non sono io. Umile nel senso non un tipo che si appariscente oppure che... No. Zodiac, sì. La classica esatto. Tant'è che questa coppia che ha decifrato il primo messaggio ci è riuscito perché hanno subito pensato questo megalomane inizierà con la parola a me piace uccidere. Io. La prima cosa che ho scritto esatto. Sarà io. E infatti da lì poi sono riuscito a decifrare. Egocentrico e megalomane. Ora, sì. Ora io lo so, entrerò in idiosincrasia con il buon Valerio. Persona che stimo e rispetto è soprattutto ammiro molto per le capacità investigative e intuitive che ha, però non sempre si può andare d'accordo. Certo. Ecco. Tu hai parlato, certo. Hai detto che per conto tuo il mostro di Firenze è una persona piuttosto umile, piuttosto... Io invece no. Oh, scusami, Davide. Ho detto se lo devo confrontare a Zodiac. Se lo dovessi confrontare, ecco. Cioè uno è taciturno e l'altro non fa. Sì, ma cioè, sicuramente uno Zodiac, si espone e l'altro no. Zodiac era una persona che comunicava e comunicava tantissimo, ha comunicato esatto. Sempre dall'inizio. E l'avevamo alla detto fine. Qualche attimo prima tu arrivassi, infatti. Immagino. Il mostro di Firenze non comunicava. No. Io sono convinto che al di là di tutto quello che si è detto, compreso quella famosa lettera di cui io sono la notte, con me non finisce mai la notte, sì, insomma, me la notte non finisce. Ecco, non finisce mai, smetterò soltanto se io lo voglio. Questa è roba che secondo me è aria fritta e non è opera del mostro di Firenze. Qui stiamo parlando di un intellettuale che scrive una cosa del genere. Il mostro di Firenze, per conto mio, era tutt'altro che intellettuale. Furbo come mai, una persona che aveva delle capacità di muoversi con estrema rapidità, con estrema lucidità, con una freddezza che ha dimostrato soprattutto nel delitto di Baccaiano. Non dimentichiamo che in quel delitto il mostro che ha rischiato fisicamente di essere attuffato, perché in quel momento stavano passando un sacco di macchine, e lui ha avuto la prontezza di riflessi di lo sapete, ma lo penso, secondo me è stato il mostro, quindi lui stesso è entrato dentro la macchina
per cercare, scusate, c'ho sempre il biscotto che... Tu dici dalla piazzola l'ha dalla piazzola fino al fosso dove si è infilata la macchina, perché il mostro è montato in macchina, perché in quella piazzola non avrebbe potuto fare nessun tipo di decisione, non avrebbe potuto fare alcunché. Quindi se lui ha ammazzato questi ragazzi qui e doveva mettere in atto quello che era la sua, il suo motivo principale per l'uccisione, cioè quello di scindere, quindi portare via i feticci, in quella piazzola non poteva farlo. Quindi io sono fermamente convinto che in quella macchina è montato il mostro in persona. Fine? Vado via? Abbiamo la fascia pubblicitaria e torniamo fra due minuti. Purtroppo ci tocca. Solamente Alex è silenzioso stasera. E ora fra poco poi mette in moto anche lui. Fra due minuti torniamo. Siamo in onda? Bene, torniamo a noi. Allora, visto che sono stato brontolato, allora il numero per poter mandare messaggi, se ne state mandando diversi, è 338 1980 688. Allora, innanzitutto io voglio salutare, anzi salutiamo tutti, il gruppo Mostro di Firenze Coffee Room, che ci sta seguendo tutto intero. E quindi poi c'è un c'è il nostro amico Alessandro, che conosciamo, sì, sì. Valerio ci dice anche Zodi accusava anche una Lager 9 mm, sì. Una Luger, perché è tedesca, e diceva che tutte le sue armi le aveva ordinate per posta dai paesi stranieri. Buonasera, sono Alex, scusate se sono arrivato in ritardo. No, c'è anche lui, è arrivato. Volevo salutare Brando, che questo ragazzo qui mi ha mandato della documentazione per questo simbolo, che sembra il simbolo di Rosa Croce, non si capisce per bene che cosa può essere. Volevo buttare una chicchetta, allora, lì, dato ci siete voi, volevo buttare una chicchetta. Io finisco lì i messaggi ora, se non vi dispiace, perché butto una chicchetta. Poi risponderà. C'è una domanda, posso fare? Singolo, però poi ne parliamo, perché ha ragione lui, se ne parla. Allora, buonasera, non so chi sia questo tizio, e ci dice, i due ragazzi di San Quirico in collina, che scoprirono l'auto nel fosso lungo via del Virginio nel 1982, affermarono che nell'auto c'erano tre persone. Ah. Due dietro e uno avanti, con il volto sul volante. La testimonianza non fu verbalizzata. Che ne pensate? Questa è la terza persona che fine avrebbe fatto? Sarebbe questa il mostro. Probabilmente sì. La sento per la prima volta. No, in realtà, il fatto che forse non ho capito, ma questo quando l'avrebbero visto questi? Allora, lungo in via delle Virginie, sì, 1982, okay. Quindi si sarebbero fermati, parrebbe che si fossero fermati, erano ragazzini all'epoca, e avessero visto, è riportato tra l'altro questa cosa sul libro di Gotia, sul libro Maniac. E c'era appunto, dicevano di aver visto una persona riversa sul volante che ansimava, faceva qualcosa di questo tipo. Presi dal, diciamo, dallo spavento, si erano allontanati. Hanno detto tre persone, le altre due? Tre. Ecco, io sapevo. Vabbè, poi non so se una era Antonella Migliorini, cioè la terza dov'era? Dietro dov'era? In teoria era la persona alla guida, sostenevano che i due ragazzi erano sicuramente dietro. Ho la testimonianza raccolta all'epoca dall'autista dell'ambulanza, quello alle famoso grandi, che poi avrebbe ricevuto le famose telefonate del mostro, alle quali io, con tutta onestà, non credo che... Allora, mostro... io vi interrompo un attimo. Allora, io stanno arrivando un sacco di messaggi, siamo estremamente felici che questi messaggi arrivino. Vorrei però che le persone non facessero solo domande sul mostro di Firenze, anche, ma domande riguardanti l'argomento principale stasera, cioè se Zodiac potesse essere il mostro di Firenze. Allora, va bene tutto, ora le leggerò, le farò a chi di dovere, eccetera, eccetera, però cerchiamo di stare nell'argomento. Potete farlo al 338 1980 688. Chi stava parlando? Forse lui, però poi voglio rispondere a questa domanda. A parte, il tema è ugualmente legato, se il mostro di Firenze, visto che di... A quanto pare è la solita persona. Ecco, si dice la solita persona, bisogna fare anche in modo e maniera da scartare, come dire, eliminare la crusca dal grano. E la domanda qual era? Quella che la domanda era questa. Sono andato, ho fatto una telefonata, perché tanto tempo fa, quando mi operai all'orecchio, mi ritrovai insieme, era nello stesso reparto insieme a me, a letto accanto uno della squadra antimostro.
siamo rimasti in contatto, è passato 18 anni e siamo rimasti in contatto, 16 anni, siamo rimasti in contatto. E gli ho fatto una domanda, ho detto, ma avevate preso in considerazione che poteva essere uno straniero? Nel senso, adesso per affittare una macchina abbiamo le app, prendiamo le app. Certo. Una volta a carta di credito ti facevano la slis con la macchinetta, non erano tantissimi che affittavano una macchina. All'epoca nemmeno la carta di credito c'era, cioè facevi l'assegno di cui uno ha garanzia, ma per gli pagamento anticipato. Io ti posso dire che per gli stranieri tu avevi un'America, loro volevano l'American Express. Sì, sì, sempre per la linea. L'American Express, facevano la slis con la macchinetta, tenevano una caparra su quelle, e affittavano le macchine. E gli avevo domandato io, è stato preso in considerazione anche poteva essere uno straniero che veniva in Italia e poi effettuava... stata una cosa, è stata presa in considerazione, però ultimi... Ma questo per il fatto che lo faceva solamente d'estate, praticamente. Bravo. Perciò poteva... ipoteticamente un turismo, cioè uno dice che era stata presa in considerazione a Firenze, soltanto per quattro ultimi omicidi. Però non era riscontrato che ci fosse stato qualcuno con lo stesso nome, che poteva essere che in quel periodo lì loro prendevano in considerazione un mese prima, 30 giorni prima da quanto avveniva il delitto, l'omicidio. Sì. E non aveva riscontrato ci potesse essere qualcuno con uno stesso nome che risultava che avesse preso una macchina nei 30 giorni prima degli ultimi quattro omicidi, uno straniero. Era stata presa in considerazione. Ma però... senti, io ti dico una cosa, nel momento in cui si fa nel momento in cui sta viaggiando veramente nel buio più totale, perché stiamo parlando 74, 80, 81 e fino all'85. Buio pesto, praticamente a tentoni, veramente, come dire. E quindi dire, beh, abbiamo preso in considerazione, hanno preso in considerazione la possibilità che potesse essere uno straniero, oppure non cambiava, perché cioè bisogna partire dall'idea di trovare qualche cosa, un bandolo nell'inchiesta, perché il problema dell'inchiesta è trovare il primo bandolo, cioè i cosiddetti, io li chiamo landmark. Punti certi, questi punti certi, quando tu hai piantato la bandierina e dici bene, questo è un punto certo, è da qui che devo partire e non tornare indietro. Ma dal momento in cui fino a quel periodo lì non c'erano punti certi, non c'era niente di certo, era veramente una gara a vista senza bussola, te lo dico perché fino all'85, tu lo ricorderai, all'epoca mi occupai proprio del diritto dell'85 ed eravamo veramente, brancolavamo veramente nel buio. Tant'è che io arrivai a questa inchiesta perché, te lo ricorderai forse, ma insomma lo leggerai eventualmente nel libro, ma ti accenno, io arrivai a questa inchiesta del Mostro di Firenze perché io all'epoca facevo servizio alla squadra di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Viareggio e arrivò un tizio e disse, cioè, c'è un personaggio strano che chissà perché ogni volta c'è un delitto, viene qui a Viareggio, entra nel mio emporio e chiede flacconi, bottiglioni di alcol etilico. Un personaggio alto, emaciato, occhi, insomma, come vuoi te lo descrivo anche, come dire, il personaggio che è molto colorito. Poi il fatto che chiedesse tutti questi bottiglioni d'alcol lasciava perplessi. Dice, non sono stato neanche io a rendermi conto di questa situazione qui, quanto mia moglie che era dietro il banco, e quando vide questo personaggio qui la insospettì in modo particolare, tant'è che mi chiese, dice, fai una cosa, quando esce, dice, vai lì dietro, vai a vedere dove va. E io ci feci così, in effetti. Quest'uomo alto, magro, emaciato, con gli occhi cerchiati, uscì dall'emporio con quel bottiglione d'alcol etilico e si avviò verso la sua macchina, la macchina targata Firenze. Quest'uomo dell'emporio diede un'occhiata in fretta e furia all'interno dell'abitacolo della macchina e vide che era pieno di ritagli di giornale del Mostro di Firenze. Era tutta roba. Quindi venne in caserma dicendo questo particolare. Noi attraverso il numero di targa poi abbiamo fatto un accertamento e abbiamo scoperto che era un personaggio della Firenze Bene, quindi stiamo parlando della Firenze di un certo calibro, personaggio che all'epoca si diceva, ecco perché dicevamo, brancolavamo nel buio, si diceva che il Mostro di Firenze avesse avuto capacità di conoscere in anteprima l'esito delle indagini, quindi doveva essere qualcuno che ruotava in ambito giudiziario. Guarda caso, questo personaggio aveva un ufficio proprio
nei paraggi, anzi addirittura quasi davanti alla procura di Firenze. E poi venne fuori, naturalmente, come era ovvio che venisse fuori, che non c'entrava un fico secco di questa storia qui, però era colorita. Quindi io ho cominciato a occuparmi di questa storia dall'85, e nell'85 ti posso garantire che si brancolava veramente nel buio. Ma dire era straniero o non era straniero era un problema, come dire, secondario. Poi sono state prese in considerazione mille rivoli, cioè non si sa quante sono state le teorie che hanno preso, riscattato, ripreso, riscattato, tornando, per questo poi a un certo punto hanno chiesto ai criminologi di occuparsene. Vabbè. Proprio per questo motivo. Però nella relazione di De Fazio c'è un accenno a questo, che poteva essere di cultura anglosassone, perché diciamo nei paesi anglosassoni vengono fatti questi tipi di omicidi. Però volevo rispondere a quella domanda, se posso. Certo, quella... no, ce n'è ancora un'altra da fare. Io credo che io ricostruisco in base a se in base a quello che hanno trovato sulla scena del crimine. Ora, per quanto riguarda l'82, però lì la polizia è arrivata dopo i soccorritori, quindi era inquinata in qualche modo. Sicuramente. Se però mi penso alla testimonianza di Allegranti, se quella testimonianza è vera, cioè è vera, nel senso, se ricorda bene, potrebbe esserci stato un momento in cui il mosso di Firenze e i due ragazzi erano tutti e tre nella macchina. Questo sì, perché? Perché il sedile, dice Allegranti, il sedile del guidatore, era tirato talmente indietro che i piedi di Mainardi erano incastrati. Questo, cavolo, significa che qualcuno ha spinto indietro il sedile. Però, al contrario, diciamo, di quello che pensa Davide, io la penso diversamente. Vabbè, io penso non che lui, no, spiego. Vai. Cosa voleva fare nell'82. Lui voleva riportare la macchina dove era prima, perché non, in quel momento non pensava più alle scissioni, non era la sua ragione principale, è che c'era una macchina con due morti sulla strada. Perciò voleva lui nascondere. Certo, perché lui la macchina non c'era su tutto questo viale, certo. Quindi deve averla parcheggiata abbastanza lontano. Tant'è che questi ragazzi arrivano quasi subito dopo che è avvenuto l'omicidio. Lui ha tentato di riportare la macchina dove era prima per non far vedere che c'era stato l'omicidio. Voglio dire, in quel momento spostare la macchina non era finalizzata all'escissione. Ma nascondere, certo, sì, l'omicidio. Perché non era mica previsto che questi scappassero. No. Nel momento in cui scappa, ecco perché dico che era una persona che si organizzava. Lui subito ha cercato una soluzione. Diciamo che non c'è riuscito. Diciamo, certo, un'altra cosa, Valerio. Scusate, ho un po' di rausedine. Quella sera lì, l'episodio, diciamo, è accaduto questo video. C'era una macchina con dei ragazzi, tre ragazzi con precisione, che partivano da Montespertoli e avevano guardato l'orario perché, insomma, chiudeva il bar dove lavorava la ragazza, dovevano dare lezioni di guida alla ragazza. Quindi si cambiano posto, fanno montare la ragazza e partono in direzione opposta a Montespertoli. Dai verbali si legge che i ragazzi vedono sul lato destro della strada la macchina con i due ragazzi che poi sono stati assassinati, con la luce di cortesia accesa, i vetri leggermente appannati, tant'è che fanno, cioè, guarda, ci sono i nostri amici lì che stanno facendo, insomma, sono lì che sono affaccendati a faccende loro. Poi arrivano più avanti al bivio, che adesso non ricordo il nome del bivio con precisione, comunque arrivano al bivio e si scambiano di posto, perché insomma a quel punto lì si rimette la guida il proprietario della macchina, il ragazzo proprietario della macchina, e la ragazza va dietro, quindi passano pochi istanti che accada questo qui. Girano la macchina e tornano indietro. Nel frattempo, mentre sta accadendo questo, cioè questi ragazzi vanno al bivio, si cambiano di posto, un'altra macchina era ferma all'inizio, diciamo, del vialone, e c'erano altri due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che si fermano inizialmente, tant'è vero che la coppia di questi ragazzi vengono, quando verranno poi interrogati, perché poi si fermano tutti a cercare di dare una mano, hanno cercato di soccorrere. E mentre sono fermi dichiarano aver sentito dei colpi, e collocano i colpi in un area ben preciso. Quando passano però questi ragazzi qui, trovano la macchina al lato opposto,
parlo di questi ragazzi che erano fermi da una parte, sentono i colpi, dopo un po' guardano l'orologio, mettono in moto e partono. L'altra, il terzetto, dicevo prima, era avanti, arrivano al bivio, cambiano posto, quello che la ragazza che guidava lascia il posto al proprietario della macchina e ritornano indietro. Quindi cosa accade? Che questi ragazzi che tornano indietro vedono la macchina del Mainardi con le ruote dentro il fosso. I ragazzi passano, vedono anche loro la macchina dalla parte opposta, tant'è vero che però non l'avevano vista, diciamo, all'inizio, quindi non hanno contezza di quanto era accaduto prima. Vedono la macchina sul lato opposto con le ruote dentro il fosso e pensano c'è un incidente, qualcosa del genere. Poi arrivano più avanti, poi un momento, come dire, di presa di coscienza, pensano, ma se c'è qualcuno dentro la macchina perché non andiamo a dare soccorso? Fanno inversione anche loro e tornano indietro. Quindi c'è una serie di persone che a quell'ora lì passa in quel momento lì. Il mostro ha veramente rischiato perché ha dovuto fare un'operazione rapidissima. Cioè cosa ha fatto? Ha sparato mentre i ragazzi erano a pezzola e si rivestivano perché avevano appena finito di fare l'amore, tant'è che furono trovati dei profilattici e dei fazzolettini sporchi nella piazzola. E perché dico è stato lui a montare in macchina? Perché lui, non potendo fare l'eccezione come penso io, ha in grado la marcia, solo che ha trovato il fosso e è finito dentro. Ma lui voleva portarsi via la macchina prima che arrivassero quei ragazzi che poi sono arrivati. Io ritengo, avendo fatto una serie di sopralluoghi in questo vialone, che il mostro avesse la macchina nascosta a 100-150 metri da lì e che lui sia arrivato attraverso passando attraverso un campo d'erba medica e abbia, come dire, si è arrivato a carponi fino ad arrivare sotto lo sportello di sinistra del ragazzo. Ha sparato e i due ragazzi sono dietro, non c'è alternativa. Non poteva, poi quando si dice il ragazzo ha messo in moto e ha portato via, cioè ha cercato di scappare, ragazzi, ma ha beccato almeno all'inizio una palla al cervello che gli ha letteralmente spappolato, cioè gli ha attraversato il cervello da parte a parte dal punto di vista anatomico. E io vorrei sfidare chiunque pensi che possa fare qualsiasi cosa un ragazzo che abbia subito una lesione di questo genere qui. Quindi non dimentichiamo che poi il mostro ha chiuso a chiave lo sportello della macchina, ha buttato via le chiavi e poi ha sparato ai fanali della macchina. Cioè tutte le operazioni che ha fatto nel giro di pochissimi secondi mentre stava arrivando quella macchina che era con i ragazzi fermi che hanno sentito gli spari. Stiamo dicendo che a quel momento lì il mostro ha avuto, la posso dire una parolaccia, un culo enorme, enorme. Ecco, tornando però, Zodiac, ragazzi, sì, ma poi lo volevo fare un paragone fra l'82 e il primo omicidio. Viceversa, però volevo solo un attimo una cosa. Io voglio fare una domanda a lui. Perché ha buttato le chiavi della macchina? Ha buttato le chiavi della macchina per un motivo facilissimo, perché ha chiuso la macchina. Ha chiuso perché lui doveva ritardare i soccorsi, aveva bisogno di guadagnare tempo per poter scappare. Io ritengo che quando sono arrivati i soccorsi, quindi quando sono arrivati i ragazzi, poi qualcuno è andato a chiamare i carabinieri, qualcuno è andato a chiamare la Croce d'Oro, mi pare che ci fosse la Croce d'Oro, quindi la Misericordia, la Croce Rossa, che ben si possa dire. E nel periodo che sono successi questi fatti qui, il mostro è rimasto lì ad aspettare. Lui è andato via quando ormai si era creato il massimo della confusione. E non prima, perché probabilmente avrebbero notato, tant'è vero che i magistrati Izzo e Della Monica chiesero alle persone, ai ragazzi che si sono fermati ed erano intervenuti, come dire, a soccorrere, chiesero che macchina avessero incontrato lungo la strada. E loro hanno descritto varie macchine. Ottimo. Tra parentesi hanno descritto anche un 128 rosso. Famoso 128 rosso, però i ragazzi le hanno attribuito la proprietà di questo 128 rosso ad altri amici che conoscevano e non a Lotti, che vogliamo dire. Cioè, il Lotti, ragazzi, io invece penso che l'abbia buttata per un altro motivo, perché secondo me lui era uno con tanto sangue freddo, non si è mai lasciato prendere dal panico, anche se lì stava per essere scoperto. Lui butta le chiavi, io non so il punto esatto dove sono state trovate queste chiavi, non so se tu lo sai. Il punto preciso non sì, ma se meno. Verso Monte Esperto o dalla parte opposta? Ah, beh, sì, era verso Monte Esperto, dicono, però. E io purtroppo di verbale non sono riuscito qui a c'è una confusione. Però secondo me lui ha buttato le chiavi nella parte opposta dove lui è scappato. Voleva indirizzare le indagini verso le chiavi, ma lui la macchina ce l'aveva dall'altra parte. Se questo è vero, significa che quest'uomo non ha mai perso il sangue freddo, mai.
Aspetta, allora ragazzi, io vi devo interrompere perché scusatemi. Allora, io stasera dico che probabilmente la maggior parte delle web radio stasera ci odierà, perché noi è da un po' che ci odiano. Stasera c'è il colpaccio. Io non vi voglio fare vedere il grafico perché sennò vi esaltate, ecco. Ma stasera c'è veramente poi tante persone tutti che ci stanno ascoltando. Allora, dobbiamo deluderli. C'è anche un sacco di domande. Una grossa differenza, appunto. Per questo anch'io sì, non credo che Zodiac sia il mostro di Firenze e viceversa, è che Zodiac era estremamente sfacciato. Cioè un paio di volte lui non è che si è avvicinato a piedi ed ha ucciso, ma con la macchina, proprio con la sua vettura, è andato davanti alla macchina della coppietta che poi avrebbe ucciso, bloccandoli qualsiasi via di fuga addirittura. Cosa che il mostro di Firenze anche qui non ha mai fatto, anche perché sarebbero rimaste le tracce delle gomme, sarebbe rimasto comunque una traccia visibile. Perciò anche questa è un'altra grande differenza fra Zodiac e il mostro di Firenze. Ora, vabbè, sappiamo tutti, però si può fare anche un ragionamento per assurdo, no? Cioè? Per dimostrare che non, la cosa non sia vera. Cioè puoi dire, poniamo che siano la stessa persona, sì, perché avrebbe agito così? Cioè fai questa ipotesi. Perché ha fatto come questo mai cambio? Ora, sì, come poteva essere nel 68 ad agosto in Italia, poi è andato in America? Effettivamente lì per lì uno il dubbio gli viene. Se è vero che Zodiac Killer è iniziato nel 68, perché secondo me è iniziato prima Zodiac Killer, ci sono dei delitti. Del 63 c'è un omicidio ufficialmente, che il 68 per lui. Però, ma c'è un'ipotesi che abbia iniziato nel 63, perciò 5 anni prima, perché c'è stato un duplice omicidio che praticamente ricalcava quello che poi avrebbe fatto però Zodiac. Però questi omicidi, ce n'è uno del 66. Molto interessante, perché una ragazza praticamente esce dalla biblioteca, va per a Riverside, c'è le zanzare. Ah, pensavo... non riesce a mettere in moto la macchina perché l'assassino in qualche modo ha staccato la batteria, qualcosa del genere. Poi dice, ti posso aiutare io, ed è così che riesce. Me la ricordo questa. Ragazzi, però è interessante perché poi manda una lettera all'assassino dove descrive esattamente tutto quello che la è scena. Successo, sì. Non ti sento perché? Mi si sente, ora prova, sì, sa sempre di tappo. Sì. Allora, dico, posso dire una fesseria di quelle enormi? Questa storia di Zodiac sta al mostro di Firenze esattamente come Polifemo sta allo strabismo. Ah beh, aspetta, è una bella impresa. Scusami Bionzo, a me mi sembra che abbia chiuso bene la storia, quanto ha detto c'è una gran confusione. L'unica cosa che non è confusionata è che qualcuno ha fatto una querela. E qualcuno ha fatto una querela di questo discorso di Zodiac. Cioè l'unica certezza che c'è è che non sì, la querela è stata fatta una settimana fa, 10 giorni fa. La querela... Però sono andato su Wikipedia, come quelli si voglia. Se andate a leggere Zodiac Killer, c'è Joe Bevilacqua. Esatto. Sì, l'hanno messo Joe Bevilacqua. Sono andato per curiosità a vedere i blog americani e parlano. Diciamo, parlano, posso dire sì, che parlano sono di questa. Venne allora noi che siamo fanno vedere CSI, NCIS. Vabbè, ora li sai. No, parlano, a quei tempi lì fu chiesta tramite l'ambasciata americana, poi il consolato italiano, il consolato americano che abbiamo qui a Firenze, venne chiesto un intervento da parte dell'FBI. Perché loro c'avevano come chiamavano performance. No, i profiler. Ma infatti c'è. E vennero questi qui, venne un personaggio particolare che erano di Quantico. Perciò dell'FBI. Dalla documentazione che aveva lui fece un profilo che lasciò poi va bene. No, parliamo anche del profilo dei servizi segreti, andato sparito, però lasciamo perdere questa roba qui. Sì, ma però il profilo è ben preciso, cioè una persona sola che agisce, alto, con una turbe sessuale, probabilmente iposessuale, cioè non funzionante, la persona. Era passato che lui partiva la notte perché aveva questo rapto, cioè la fine del discorso che aveva fatto l'americano, d'accordo. E lui passava il conte Mascetti avrebbe detto paraplegico non trombante e finché non
e però, finché non trovava quello che poteva piacere a lui, che se, era la sua libidine massima, allora, non si fermava. Secondo me, tornando a un ragionamento che c'è anche su vari libri, sul mostro di Firenze, eccetera, qualcuno ipotizza che seguisse le coppiette, secondo me non è così. Lui più che altro sceglieva i luoghi e poi agiva quando ci trovava la coppietta, perciò poteva essere chiunque. E, secondo me, sì, perché l'americano lavorò esclusivamente, ragazzi, sulla documentazione. Ha ragione Valerio quando mi dice che, allora, siccome sta arrivando a domande a Iosa, se non le fa, cioè se non rispondiamo alle domande, io posso, alle domande. Dico di non scrivere no, più. No, no, perché no, vogliamo parlare no, tutti non noi, la gente mi dice no, perché certo, non certo. Rispondi. No, no. Sì. A allora, domanda rispondo, però rispondo, rispondo in presenza, soltanto in presenza del mio avvocato. Rispondo io ad uno me ne fa quattro, Federico. Allora, aspetta, perché tanto per cambiare è il momento della fascia pubblicitaria. Allora, perciò diamo due minuti, diamo due minuti, poi rientriamo con le domande. Bene, si partono le risposte. Bene. Domande e risposte, senti il casino. A fra poco, siamo in onda. Bene, allora come dicevo prima potete mandare le vostre domande al 338 19 80 688. E allora iniziamo subito con la domanda di Nicola Blasco, che è un nostro amico su Facebook, che salutiamo, e vuole sapere il parere sia di Valerio che di Davide. Cosa ne pensate del recente coinvolgimento di Astemio nella vicenda di chi? Scusa? Di Astemio, che beve sempre l'acqua. Un caso a tutti, avete capito, no? No, non voglio fare il nome, inutile che ridete come degli scemotti, ma insomma non voglio fare il nome, come te non vuoi fare quello di Vigilanti, ecco. Ah, ecco. prego Valerio, vai. Ripeti bene la domanda, perché mi sembra aver già risposto a questo. No, abbiamo già risposto. Cosa il coinvolgimento di Gio Bevilacqua, no, nel coinvolgimento nel di Astemio nel Astemio. Penso che sia una cosa un po' strana, un po' ambigua questa faccenda, perché mi chiedo se questo giornalista perché deve prendere il nome di questo qui e andare a fare una denuncia se non ha qualcosa in mano. Non sto dicendo che sia Zodiac Killer, sto dicendo un colloquio deve averlo avuto con questo Bevilacqua. È minimo, qualcosa deve esserci stato fra loro. Deve avere una registrazione, perché non puoi fare delle accuse. Bisogna vedere chi era in malafede, se il giornalista o Bevilacqua. O Bevilacqua. Sì, non lo so. A me è sembrato un grande misunderstanding, perché se riguardate quell'articolo che scrive... Cioè sembra quasi che si preoccupino in realtà di cose diverse, cioè che questa persona, Bevilacqua, parli di un eventuale suo coinvolgimento come persona in qualche maniera tirata dentro inconsapevolmente, cioè non senza colpa, diciamo, e mentre l'autore dell'articolo sembra indicarlo come irresponsabile. Forse di mezzo anche c'è la difficoltà del linguaggio, perché insomma abbiamo visto al processo con che tipo di slang aveva, e può darsi che io parlava un marocano, esatto. Molto marocano. L'impressione era, se la guardi in quest'ottica, perché quando per esempio fa riferimento Bevilacqua al fatto che il Vanni venga ucciso, invece, lo uccideranno, e l'autore dell'articolo non gli dice subito che in realtà è già morto, perché sembra fare riferimento all'idea che ci fosse il famoso secondo livello di cui la procura comunque cercava. E nell'ottica di questa persona, di questo Bevilacqua, queste persone poi potessero andare a dar fastidio, a far fuori insomma il Vanni, che nel frattempo comunque era morto, e allo stesso modo in qualche maniera dar fastidio a lui. Intanto è che l'idea gli dice, ma dovrei andare insomma dalla procura, dice sì, bisognerebbe che tu andassi, ma sembrava più nell'ottica di dire, beh cavolo, io sono stato in quei luoghi, per esempio frequentati dai francesi, perché quando gli mostra gli scontrini autostradali il giornalista, insomma, a Bevilacqua, e lui dice, cavolo, questi sono posti dove io sono stato. Ecco, a quel punto lì dice, ma forse sarebbe il caso che andassi, insomma, che mi costituissi, mi sembra che non lo dica addirittura. Come diciamo così, per mettere le mani avanti, cioè per dire, io sono vengo fuori dalla decrittazione di questi codici, il mio nome, perché Bevilacqua in effetti già esce nel 2017, ricordo averlo visto recentemente in un blog di Martin Rush, quindi è una cosa che questo, con, se non ricordo male, era Enea Bevilacqua,
per cui comunque Bevilacqua usciva, non l'ha tirato fuori, non sembra averlo tirato fuori il giornalista, il giornalista, ecco. Comunque questa storia del, del soldato americano venne fuori già parecchi anni fa. Io ricordo che fui incaricato, adesso vi do, no, insomma, vi do uno scoop, lo sapete già perché ne abbiamo già parlato. Fui incaricato al buon Nino Filastò di andare a sentire il buon Vanni, che nel frattempo era stato assegnato a una casa di riposo vigilata, perché nel frattempo un signore che tutti conoscete, il signor Nesi, era andato a trovare, era andato a trovarlo in carcere cercando di estorcergli delle informazioni, al che giustamente l'avvocato difensore di Vanni si inalberò, si incazzò come una iena, perché dice: ma cosa ci va a fare questo, cioè, senza autorizzazione, chi lo ha incaricato, esiste un atto, esiste un documento che dice che questo signore va laggiù, va a interrogare Vanni. Quindi mi chiama e dice: senti Davide, fai una cosa, cioè, vai dal Vanni e vai a sentire cosa gli ha detto questo signore qui. Nel frattempo chiedigli questa storia qui dell'americano, dell'uomo nero. Quindi ritorniamo adesso ai tempi, ai nostri giorni. Quindi andare giù e parlare con Vanni. Vanni non si rinveniva più, Vanni era veramente ormai una, quando si dice una larva umana, come direbbe il buon, la buona anima di villaggio. E quindi non riusciva, tant'è vero mi chiese, dice: ma senta Carnella, dice, ma a me il processo me lo fanno o non me lo fanno? Dico: Vanni, Mario, ma guarda che lei il processo l'ha già avuto, l'hanno anche condannato. Poveraccio, era veramente nei termini, non si ricordava. Poi gli chiesi, dico: ma cos'è sta storia qui dell'americano e l'uomo nero? E lui mi riferì dicendo che era stato, come dire, aveva sentito in televisione, mentre era in carcere, che c'era un americano che si era attribuito questi diritti ed era un uomo nero, e lui lo chiamava l'uomo nero, era un uomo di colore che lui chiamava uomo nero. Ritorneremo, diceva, no. Sì, me lo ricordo. E quindi questa cosa qui dell'americano, dell'uomo di colore, a questo punto legata a Zodiac, perché non dimenticate che Zodiac è stato, come dire, gli hanno appiccicato la figura dell'essere l'uomo di colore, ma in realtà era un caucasico, un bianco. Era bianco, ecco, okay. Però bianco. Perché è stato visto, a differenza del mostro di Firenze, ecco l'altra cosa, spesso che succede che accostano, io vedo in questi giorni accostare l'identikit del mostro di Firenze con quello di Zodiac. Allora, io quello di Zodiac posso dire, qualcuno l'ha visto, giustamente c'è stato uno che è rimasto ferito, però è sopravvissuto, quindi un identikit. L'ho visto in faccia. L'ha vista in faccia. Ma l'identikit del mostro di Firenze, la domanda che vi giro a tutti quanti. Chi l'ha visto, ma chi per l'ha farlo? Visto? Qual è? Ecco, l'identikit è quel personaggio che è stato sarebbe stappato sul giornale. Sta passando, è passata la storia. Scusatemi, allora è passata la storia come l'identikit del mostro di Firenze, ma non ha niente a che fare col mostro di Firenze. Niente. Scusate un attimo, io vi chiedo una cortesia a tutti quanti. Siccome lo so che stasera sono un rompipalle, come sempre, però stasera in particolar modo, giusto. Siccome arrivano tanti messaggi e io vorrei rispondere, andiamo vorrei avanti, rispondere, esatto, a più persone, vorrei che voi rispondiate e rispondesse brevi e circoncisi. Esatto, ecco. Esatto. Quindi non ne facciamo ci una. Siamo qui a discutere. Esatto. Altra domanda, Alessandra. Non pensate che l'incongruenza più grande sia il fatto che Zodiac ha lasciato dei vivi sul suo percorso criminale, mentre il mostro di Firenze è sempre stato deciso e determinato nell'uccidere? Certo, no. Questa è un'altra grande differenza. Sì. Ha lasciato vivi, hai detto, vero? Ho sentito bene. Ha lasciato vivi. Certo, è una bella differenza. Come abbiamo detto, sembra che quando ha lasciato vivo questi soggetti, io penso che lui l'ha lasciati vivi perché non gli importava in quel momento, se erano, aveva esaurito la sua, come pulsione. Dire, sì, esatto, aveva avuto la pulsione, aveva e sparato, quindi aveva tanto fatto, sai, gli aveva dato tante di quelle pugnalate a tutte e due, le pistolettate, che non qualcuno si, no, sì, quelli del lago no, solo, lago solo no, pugnalate, coltellate. Ha esaurito questa pulsione, sì, si è sfogato, c'è stata la pulsione, via. La coltellata è stata una grande imprudenza ovviamente da parte sua, anche perché rischiava di, se qualcuno reagiva, però loro l'hanno visto mascherato, però altri l'hanno visto senza maschera perché lui girava lì, esatto. Anche gli stessi ragazzi l'avevano prima visto senza maschera,
e sì, poi infatti, l'hanno visto avvicinarsi. Ma infatti la grande differenza, però l'identikit che questa. Si vede non fu questo qui, di questo con gli occhiali. Questo lo furono i ragazzi nell'ultimo delitto del tassista che lo fecero, questo identikit. Prego Davide. Si è scordata la domanda. La domanda, ci rigidiamo le domande, rispondiamo, ho già risposto, Valeria ha risposto in maniera esaustiva. Okay. La domanda ve la faccio io. Come detto, aspetta, per una domanda. Guardate, quando ho detto breve e circonciso è una battuta. Ma sì, no, io cercavo di non ridere. No, perché mi hai guardato con aria. Allora, c'è Federico che ci chiede, ma qui rispondo io, perché tanto, come dire, la risposta la dà da solo. Perché Zodiac, perché negli Stati Uniti non avrebbe fatto le scissioni, invece in Italia sì? Perché negli Stati Uniti mandava tante lettere, perché in Italia no? Probabilmente perché non era la stessa persona. Questo è quanto... Ti rispondo io? Sì. Perché probabilmente non era la stessa persona. Okay. Ma anche se fosse, il limite... poi ci dovrebbe spiegare se effettivamente... bevi l'acqua, intanto ormai lo sanno tutti che è lui, no? Vabbè, che è lui, che è stato in colpo a lui. Ci dovrebbe spiegare come ha fatto questo salto. No, e guarda, soprattutto... No, ma stiamo, guarda, l'ho detto prima. Io mi rifiuto, vai per assurdo, fai il ragionamento, arrivi e arriva alla conclusione che io non sono la stessa persona. Io mi rifiuto perché è uno schiaffo davvero l'intelligenza. Accostare questo personaggio al mostro di Firenze, l'ho detto prima, al di là della battuta di avere, come dire, un ma ci sono talmente tante e tali divergenze, tante e tali di come dire diversità nel modo di operare, nel modo di comportarsi. Abbiamo detto prima, il serial killer americano, statunitense, Zodiac, era un uomo che ha comunicato tantissimo, cioè lui amava comunicare tanto, è vero che mandava dei messaggi criptici con tanto, come dire, di codici. Erano delle sfide vere e proprie. Il nostro mostro di Firenze, quello Casareccio, non ha mandato, soltanto una lettera di sfida, perché di questo si tratta, di sfida, alla dottoressa Silvia Della Monica, facendo capire che la conosceva bene e che se avesse voluto, questo era il messaggio. Sapeva anche dove stava di casa, sapeva come si muoveva, sapeva quello che faceva. Era quindi una minaccia, il messaggio più che... era chiaro. Io, se voglio, faccio a te quello che ho fatto a questa povera ragazza. Questo è stato il messaggio che ha mandato. Più che una sfida, ma non... una minaccia vera e propria. Una minaccia. Una minaccia. Quindi collegare il serial killer, il Zodiac con... Io Zodiac c'ho avuto l'orologio. Ho avuto un vecchio orologio. Poi infatti... Ecco, questa era una cosa che se ne parlava con Valerio. Per il fatto, allora, vediamo se mi ricordo. Poi l'ho approfondito il discorso io, Sì, ma volevo farlo ripetere per quelli che non hanno ascoltato. Che sono arrivati dopo. Sono poco, perché le vostre hanno già superato il migliaio dopo un giorno e mezzo, veramente. Sì, parliamo di cose serie. Penso che perché si chiama Zodiac? Come mai si chiama Zodiac? Sai, homo sine pecunia est mago mortis, dicevano. Prego. Bisogna dire che quest'uomo comunque ha saputo scegliere il proprio soprannome, perché Zodiac è veramente vincente come nome. Però penso che ci sia stata un'evoluzione. Graysmith dice che si chiama così perché in questi messaggi criptati lui usa dei simboli e si sarebbe ispirato all'alfabeto dello zodiaco, che è un alfabeto del XIII secolo. Esatto. Però è anche vero quello che dice Davide, che c'era un orologio Zodiac che aveva come simbolo il simbolo di Zodiac, cioè Zodiac ha adottato questo simbolo. Sì, c'era l'orologio, sì. Sì, il famoso però cerchio si è chiamato con la croce nel mezzo. In un secondo tempo, lui quanto prima di attribuirsi questo nome aveva già mandato questo messaggio, c'era già questo simbolo. Io però volevo, me lo dicesti te se non sbaglio, qualcuno ha ipotizzato anche che il simbolo, diciamo la croce celtica con il cerchio, potesse nascondere il nome. Questo l'ho detto io. Ho detto, siccome nel messaggio criptato, è un'ipotesi. Ovviamente. Sì, certo. Lui questo simbolo lo associa alla lettera D, potrebbe essere che lui inizi con la D o con la doppia D, non lo so. Però può darsi che abbia scelto questo simbolo, oltre per, diciamo, perché era il simbolo dell'orologio e quindi, anche perché era il simbolo di un mirino. Il mirino di... Anche, sì, certo. Sì. Alla fin fine sì.
perché il cerchio o la croce in definitiva. Sì, ma questo è una cosa, vedi, abbiamo sempre avuto noi umani, abbiamo sempre avuto questa mania, chiamiamola così, di associare, come dire, cercare una forma di esoterismo che non è, vuol dire magia, ma vuol dire qualcosa che sta sopra. Quindi l'esoterismo sarebbe più giusto dire. E quindi cercare di trovare, come dire, delle analogie sui numeri, ma anche la Kabbalah, come si dice, ha a che fare con i numeri, quindi la lettura. Ma lo stesso, ecco, se vogliamo essere ancora più, entrando veramente nel complicato, quello che una volta si chiamava, come dire, il fare un sortileggio, sì. Ecco, quando si parla, io mi ricordo che la magia praticamente, ecco, era questo, tu hai detto, hai associato, quando parlo di sortileggio tu hai associato magia e poi hai aggiunto nera, l'aggettivo sì. Nera, ma in questo caso il sortileggio addirittura si faceva anticamente nel Medioevo, si faceva in chiesa, perché sortileggio letteralmente era aprire la Bibbia, puntare il dito su una frase e la domanda era, quest'anno come sarà il raccolto? Aprivano la Bibbia, sortileggio, e leggevano magari un passo e diceva appunto che quest'anno sarà peste, buboniche, cavalletti, ecco, allora brutto. Ma era soltanto questo. Quindi noi stiamo cercando di dipanare qualcosa, come dire, un messaggio criptico che il mostro americano, questo serial killer americano, avrebbe mandato attraverso... Probabilmente sì, lui sì. Il nostro mostro di Firenze non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché, per conto mio, e continuo a ripeterlo, era un grandissimo furbo, una persona che sapeva il fatto suo, una persona che sapeva girare la notte e sapeva come muoversi, ma non l'accostiamo al genio, non l'accostiamo, e questo mi spiace, è uno smitizzare, quindi togliere il mito. È esatto contrario di quello che faccio io, mitizzarlo. Valerio ma non mitizzarlo perché è un eroe. No, tu certamente lo mitizzi in maniera negativa, però mitizzarlo. No, lo mitizzi perché non è Pacciani, non sono i compagni di Merenda. Lo devi mitizzare, gli devi dare un'intelligenza, una progettualità. Gli devi dare lì di te non se ne faceva uno. Appunto, immagini Pacciani che fa, lo devi considerare un criminale altamente organizzato. Come si chiama quello lì? Sgangarelli. Ah, quello detenuto, allora, dici? Ricorderete, la povera suora, povera, no, povera, sta bene, so che non è più suora da quanto sia, suora Elisabetta, mm-hmm. Un giorno mi disse, dice, ma sa, ci sarebbe un tizio così che avrebbe bisogno delle indagini perché è stato accusato. Quando mi disse il nome, dico, suora Elisabetta, sia gentile. Io mi occupo di tante cose, ma di questo signore qui non me ne voglio assolutamente occupare. Questo signore qui che aveva poi strangolato, ucciso e forse anche violentato una bambina, quindi io quando sento queste cose qui dal punto di vista professionale, scusatemi, sbaglierò, ma non voglio averci niente a che fare, chilometri di distanza fra me e loro. E perché parlo di questo Sgangarella? Perché all'epoca lui dice, era Pacciani che faceva le messe, i riti, faceva, come ho detto prima, I sortilegi. Però ecco. Attenzione, lì c'era tutto un giro, fra cui anche Pacciani, Rotti e Vanni, che si ricollegavano al mago indovino, sempre San Casciano. Il mago indovino che appunto lui era stato in carcere, aveva scoperto lì che il suo cognome era praticamente, in realtà, semplicemente, come si dice... Nome. Esatto, il suo modo di essere, aveva scoperto in carcere che lui era indovino per davvero. E pare che nella casa di San Casciano. Tant'è vero che quando suonava il campanello diceva chi è? Si comincia bene, ecco. E lì, appunto, nella casa di San Casciano pare ci fossero messe nere, orge e quant'altro. Però da qui a arrivare al mostro di Firenze credo ce ne voglia. Ritornando un attimo al messaggio che il nostro Firenze manda alla Della Monica, no? Rispetto a quelli di Zodiac Killer scrive, minaccia, dice io ucciderò tutta una scolaresca, con una mostra di Firenze, l'unica cosa che fa è scrivere l'indirizzo, ma dentro non c'è nessun messaggio. Sbaglia, non finirò mai di dire che quella lettera lì è frutto di un errore grammaticale. Attenzione, però, Repubblica. Io non vorrei fare l'avvocato del diavolo assolutamente, però qualcuno dice anche, beh, magari era americano, non parlava molto bene, allora ovviamente... Buono. Questo è meglio. Infatti, questo è un americano quando un americano parla male. Una domanda che mi ha mandato...
questo mio amico, e parla del che Giuttari nei suoi romanzi la boccuccia davanti al microfono. Bravo, allora, non è abituato lui, che, eppure fa 80.000 trasmissioni al mese. Che sotto questi simboli ci fosse un collegamento con l'ordine ermetico della Golden Dawn. E che è una mela? Golden? La Golden che? Golden Dawn. No comment. Che roba è? Golden Dawn è una... Il simbolo del... Down. Ah, Down. Quale dici? Il simbolo del cerchio con la croce all'interno. Scusate, stasera io sono veramente sono iconoclasta, capisco. Cerco, come dire, sono dissacrante. Perché quando mi si sente... Ho detto all'inizio, fa rabbia, cioè mi sembra, come dire, fa cazzotti con l'intelligenza legare questa storia qui con quella del mostro di Firenze, anche perché io ho un'idea chiara, precisa, e mi rendo conto che sentendo queste storie, vabbè, dal punto di vista della chiacchierata, bello, lo dicevo anche a alcuni giornalisti che mi hanno chiamato in questi giorni, se vogliamo benissimo fare, come dire, stampa, io penso che a un certo bossi, punto, poi facciamo, scusa, io penso che a un certo punto il simbolo lo usavano anche, sì, quella lì, che a un certo punto poi le hanno sono andati a cascare da tutte le parti. Non lo so, mancava soltanto all'interno dei baci perugina messaggi. A parte, vabbè, tornando a Zodiac, lui scriveva a tutti, non solo scriveva, ma anche pretendeva, ma addirittura lui arrivò che venissero stampati sui giornali. Che le persone mettessero le spille. Pretendeva che una ditta, un'azienda qualsiasi, ora non. Non è stato producesse gli spillini col suo marchio, il narcisismo, e che tutta la popolazione la dovesse indossare in un determinato giorno. Ma il fascino di questi due serial killer, Giuseppe ha detto una cosa secondo me fondamentale, cioè? Ha usato l'aggettivo giusto, il narcisismo. Certo. Lui, Zodiac, era un uomo fortemente, era o è, non sappiamo, fortemente narcisista, quindi assolutamente, tant'è che il motivo che mandava i biglietti, il motivo che faceva questi messaggi criptici che dovevano essere, come dire, decriptati in qualche maniera, il fatto che diceva sto montando una bomba e la farò esplodere per farò saltare in aria un pullman con dei bambini, era un personaggio che sicuramente aveva bisogno di essere apparire al centro, tant'è dell'attenzione. Che chiedeva pubblicate queste cose qui, certo. Ma avete mai sentito dire che il mostro di Firenze abbia scritto? No. Sì, sono state scritte delle lettere, però torno a ripetere, queste lettere mandate ai giornali non sono del mostro di Firenze, no. Troppo acculturati, troppo cervellotici, e poi non dimentichiamo che in tutti i casi dove c'è un serial killer, dove ci sono delitti di un certo tipo, ci abbiamo sempre i famosi mitomani. Vabbè, quelli e sì. Quindi anche in questo caso non è il caso però del serial killer americano, che lui era... scientifico, dicevano una volta, sì, tra l'altro anche BTK se ne ha parlato anche l'altra volta, anche lui scriveva, era uno che voleva comunicare, quante persone dovrò ancora uccidere prima che facciate quello che vi dico io, quindi mi chiedo se questo è legato più a una cultura americana, esatto, rispetto esatto, a una italiana, esatto, che esatto, magari perfetto, è giusto, esatto. È scusate, ma secondo voi c'è stato, in quei tempi lì c'è stato anche un sacco di omicidi di prostitute, sono stati presi in considerazione? Sì. Ai tempi del mostro, dici. Sì, sì. Nelle famose pause c'è stato diverse prostitute uccise sempre all'arma bianca e transessuali. Sì, sono stati... Le prostitute mi sembrano 4 e 3 transessuali, tutti con l'arma bianca e mai trovato, infatti, l'assassino. 16, no, secondo me il numero non è esatto. No, è molto più alto. È per difetto, sì, probabilmente c'è qualche omicidio che del mostro di Firenze. Uno fra questi, lo so, mi attirerò le ire di tanti, però uno di questi è quello di Lucca, anche se la pistola era diversa. Lo dicono in tanti. Però io sono convintissimo che questo delitto qui, il delitto che è avvenuto a Lucca, lungo il fiume Serchio, è da attribuire ascrivibile al mostro di Firenze. Per che il modo superandi, esatto, aveva... la tecnica, anche se la pistola era diversa, anche se la cartuccia, però la tecnica era bella. La tecnica, sì, il modo perché una parte degli omicidi di prostitute avvennero dopo l'ultimo omicidio che avvenne, no? Alcuni, alcuni nel primo, anzi, dopo la maggior parte nelle pause sì, bravo. Del mostro di Firenze, però faceva, anche dopo ci fu
Qualcos'altro due, è successo? Sono due psicopatologie completamente diverse. Lui non ammazza le prostitute, il mostro di Firenze intendo. Ammazza le coppiette, ammazza le ragazze di buona famiglia. E quella ammazza le prostitute. Sono fantasie completamente diverse. Ma però se gli Achille mica ammazza perché come Zodiac, per, perché lui ammazzò sì, il per realizzare le proprie fantasie. Anche... però Zodiac sembra compulsivo. Esatto. Esatto. Io mi sono chiesto perché ha ammazzato questo tassista. Quello lì è stata la sfida. Perché l'ha ammazzato? Questo mi ricorda più Donato Bilancia lì, come personaggio. Bravo, sì. Esatto. Proprio, proprio Donato allora, Bilancia mi ricorda. Il tassista, lui mandò una lettera alla polizia dicendo: io era proprio una sfida vera e propria. La sera tal dettagli, nella zona tal dettagli della città, che non mi ricordo dove è successo, New York, San Francisco. Il giorno tot. Noi abbiamo i rioni, 10 hanno i quartieri, mi pare. Nel quartiere tot io ucciderò una persona a caso, e questo fece. Poi pare che lì ci fu il famoso intoppo. Sei sicuro, Daniele, che è così? Perché io credo, mi sembra aver detto io credo che praticamente questo omicidio non fu proprio dato a lui come colpevolezza, no? All'inizio E lui però fu visto a dei ragazzini che aspettavano l'autobus. Sì. No, erano dei ragazzini che festeggiavano un compleanno. Ah, esatto, dalla finestra. Sì, dalla finestra. Lo videro lì. A un certo punto lui, non essendosi poi, non avendo riconosciuto fosse lui, che è successo? Lui ha mandato una lettera descrivendo passo passo quell'omicidio. Infatto, per sì, far sì. capire che e poi ma ha fatto di più, ha ecco, preso l'embo della camicia della camicia del esatto, tassista. L'embo sì. della camicia insanguinata venne mandato alla polizia. Però sinceramente non riesco a capire, gli altri sono premeditati perché lui fa un agguato, ma questo è premeditato oppure no? Questo del, ma io mi ricordo il tassista dice che era a caso quello lì. L'ho preso a caso. No, io ho letto invece da perché da qualche nel parte centro della città. A caso? No, io ho letto da qualche parte e non mi ricordo. No, mi chiedo, ma quella sera lui voleva uccidere sì. oppure non so. Io da quello qualcosa, che ho letto io mi lui... ricordo che era una sfida proprio. Cioè lui aveva avvisato che l'avrebbe fatto. Punto. E disse anche la zona, non per nulla, perché la polizia è arrivata, a parte, vabbè, è stato visto dai ragazzi. Ma la polizia era già in zona perché stavano pattugliando. Sono arrivati 2 minuti d'orologio dopo. Hanno incominciato orologio Zodiac, scommetto. Hanno cominciato a cercarlo e in una strada laterale hanno trovato un personaggio che l'ha salutato con la manina. Sì. Perché si aspettavano fosse nero. No, andarono a questo qui e gli dissero: scusi, ma lei ha visto scappare qualcuno? Se c'è stata una minaccia preventiva, sì, bene, non me lo ricordo. Cioè, l'altro, lei ha però, visto scappare qualcuno? Tra questo, sembra, Angelo, sembra le barzellette, se ci sto ascoltando, no? Sì, Alessandro, e loro hanno andati di là. Si fa ragazzi, ho visto un nero che scappava dalla faccia. Stop. Fermate un attimo, per favore, parliamo uno alla volta, certo. Perché sennò ci si incrocia, io non capisco niente, quello a prescindere, ma quelli che ci ascoltano. Guarda che la cosa niente. Non ci stupisce. Scusami, Davide. Scusami, Davide. Allora, stavo dicendo il fatto del tassista, giusto? Sì, del tassista. Allora, il fatto che lui poi lasciò anche, mandò se non sbaglio. Mandò la lettera sì. con il pezzo della maglietta insanguinata. Esatto. Sì. E quindi lui si attribuisce l'omicidio. Quella è una prova provata. Vabbè, certo. Più provato sì. Sì, però poi ha anche dimostrato che era lui Zodiac Killer, perché anche un altro avrebbe potuto fare la stessa cosa. Sì. No, vedete per quante Zodiac. Differenze, quante diversità. E c'è un abisso. Un abisso, cioè stiamo parlando, ho detto quando hai usato, come dire, questo simpatico accostamento di Polifemo con lo strabismo, in effetti è così, cioè stiamo parlando di elementi completamente diversi, strade diverse, modi diversi, cioè questo l'abbiamo detto finora, è un uomo che si è voluto, come dire, voleva in qualche maniera, come hai detto te, si attribuiva queste responsabilità, cioè era un... Te le rivendicava. No, lui diceva sono stato io insomma. Allora un ragazzo che dichiara l'omicidio del tassista era premeditato. Sì. Si trovano anche delle non io ho detto a caso, l'aveva colpito a caso, però aveva già mandato lettera prima. Lui aveva avvisato che in quel posto più o meno a quell'ora infatti era già pattugliato, non per nulla sono arrivati subito, poi hanno trovato questo qua che
Tra l'altro, mi sfugge questo particolare, tizio, non me lo ricordo. A cui hanno chiesto: scusi, ha visto scappare questo qualcuno? Questo sergente, esatto, che per tutta la sua carriera ha sempre detto che non è vero che ha fermato una persona, probabilmente perché non voleva fare una figura barbina, certo, perché al 99% lui in quel momento si è trovato davanti a Zodiac. A Zodiac, assolutamente. Perché lui sì. Poi dopo due poliziotti. Ci hanno anche parlato con lui. Sì, però lui dice, questi due poliziotti, quello diciamo con sì, più alto grado, ha sempre detto che non è vero che ha mai fermato nessuno perché probabilmente non voleva fare una figura barbina. Questo però, gli atti di, cioè, il rapporto dice un'altra cosa, che lui praticamente ha fermato questa persona, gli ha chiesto, questo gli ha detto andate di là, lui perché loro cercavano erano due poliziotti, però uno sono di colore, erano due poliziotti che stavano recando, loro cercavano una persona di colore, sì, perché ci fu un errore probabilmente. Tempo per noi, pubblicità, 2 minuti e torniamo come sempre, tornati in onda sempre con Valerio Scrivo, Davide Cannella, Giuseppe Di Bernardo, Angelo Marotta, Alex Barahani. Guarda qui che flotta, sono arrivato anch'io, ho fatto una corsa, c'è anche un po' di fiatone. Allora, Alessandro, il nostro amico Alessandro ci fa questa, ci dice questa cosa. Allora, i ragazzi hanno telefonato alla polizia dicendo che era un bianco vestito di nero. In realtà la polizia ha capito che era un nero vestito di bianco. Sì, questo e è quindi sono andato, è vero, sono andato. Siccome Alessandro è un esperto di Zodiac, sì, io non ricordo questa storia che dice Daniele, probabilmente è vero. Chiede, non so se Alessandro conferma che lui aveva già preannunciato questo delitto. Alessandro, allora in diretta ti chiedo se lui aveva già preannunciato questo delitto. Il delitto del tassista. A me sembra proprio. Dicevo che il fascino di questi due serial killer, cioè il mostro di Firenze e Zodiac, sono affascinanti perché sono completamente diversi. Mentre il mostro di Firenze è un tipo sfuggente, ecco perché non sembrano assolutamente la stessa persona. E te lo immagini quasi, che ti posso dire, tipo il conte Dracula in un castello, scappare, non sai che cosa fa, colpisce e sparisce. Sì, invece Zodiac te lo immagini all'interno, cioè in mezzo a noi, un tipo che ne so, poteva essere uno che stava sempre al centro dell'attenzione. Ecco, ma infatti secondo me però entrambi devono aver avuto o hanno questa peculiarità, cioè uno deve essere uno che accenta, cioè che richiede attenzione di continuo, in questo caso Zodiac, che si vuole far vedere il simpaticone della compagnia. Sì, esatto. Quello sempre in mezzo, esatto, al gruppo a far casino, sì, no? Esatto. Lo immagino uno così. Esatto. Invece il mostro lo immagino il mostro invece te l'immagini appartato. Quello è TV. Sì. Pizza, magari da solo, sì, oppure in famiglia. O vive con la mamma, o con la mamma, viveva senza legami, c'è una solo una vecchia madre. Come guarda la domanda, c'è una smentita. Alessandro dice: no, non è vero, non aveva annunciato niente, aveva solo detto che avrebbe ucciso dei ragazzini su un scuolabus, come diceva. Okay, quello di prima. Allora, ci sono altre due domande. Una è per Davide, io ve la faccio tutte e due, poi dopo, anzi, ce ne sono tre. La una dice: volevo chiedere a Cannella. Aspetta a rispondere che faccio l'altra, perché l'altra è molto più bella. Eccoci. Volevo chiedere a Cannella, secondo la sua teoria i mostri erano due, che ruolo aveva uno e l'altro? L'altra domanda è, ragazzi, è un po' provocatoria, ma me la devo fare. E se Zodiac fosse un sardo americano amico di Vinci? Scusate, mi poi c'è quella per te, dopo facciamo sardo americano. Amico di Vinci. Cos'è un sardo americano amico di Vinci? Americano è difficile, dovrei fare l'accento sardo io con accento americano, non è facile, io capito, è un po' complicato. Io uso solamente le mani, capito, mi hai? È un po' un casino, sardo americano. Diciamo, di sardi ce ne erano anche altri, sì, che la festa sarda è arrivata fino a Finezzola. Vabbè, i sardi. Però io ho un sardo di 1,80 m. Allora, a parte, io ho una, come dire, ho una simpatia veramente incredibile nei confronti del popolo sardo, perché ritengo che sia uno dei popoli più affascinanti della terra, e quelli che hanno subito davvero tante cose. Però, come tutti i popoli, e quando si dice i sardi sequestratori, no, i sardi sono persone molto per bene, molto di cuore, posso dire. La stessa cosa quando si parla dei siciliani, no? Parli dei siciliani, tutti mafiosi, tutti delinquenti, però dei calabresi, no? Abbiamo quindi
la grande stima nei confronti dei popoli. Allora, la domanda è interessante. Dai, facciamo cerca di essere circonciso. Esatto. Ancora. Non è chiara la domanda. Cercherò di essere due mostri per breve e conciso. Ecco, allora, Davide sono due. Sì. Cioè io ritengo, ecco, allora, per conto mio, la storia del mostro di Firenze si dipana in tre periodi ben precisi. Delitto del 68, un solo elemento, un solo personaggio, del delitto direi sul misto fra il passionale, ma insomma non lo potrei dire, ma dal punto di vista economico più che altro. E però qui si inquadra direttamente Sardi. Sì, stiamo parlando. Assolutamente. E qui non c'è un dubbio, secondo te. Gli altri delitti, quindi dal 74 in poi, dal 74 fino a un certo punto, un unico personaggio. E poi, diciamo, dall'83 salta fuori un terzo personaggio, un terzo che è costretto, come dire, in qualche maniera, come dire, ob torto collo, a dover intervenire e fare, come dire, quel delitto. Tant'è vero che anche la procura non è una mia, come dire, una mia fantasia o una mia immaginazione basata sul niente, perché anche la procura di Firenze per un certo periodo ha pensato questa cosa qui. E quindi diciamo che nel compendio, nel corso delle indagini, certi tasselli che mancavano sono stati da me aggiunti, e quindi il cerchio, come ho sempre detto, si è chiuso o si è quasi chiuso. Quindi quando si parla di quasi chiuso non si ha una verità vera, assoluta, ecco, certo. Quindi sono pronto a rivedere tutto, quindi. Però diciamo che al 99,9 periodico siamo alla fine di questa storia qui, quindi ho nome e cognome dell'articolo numero 1, 68, dell'articolo numero 2, 74 fino a un certo punto, e dell'articolo numero 3 che è quello che chiude. L'85 è quello che poi in realtà è un delitto compiuto a quattro mani, quindi in due, ecco. Anche perché è quello più totalmente, anche qui quando si parla sì, di mostro di Firenze, però il modus operandi qui è cambiato. Non ha aggredito la coppia in macchina, ma intenda, sì, con tutti i rischi che ciò comporta, come ne abbiamo, certo, già parlato, perché dalla macchina non scappi, non ti muovi da lì. Dalla tenda è scappato. Dalla tenda, se hai una buona reattività, infatti è andata così, e lì erano in due, perché uno era lì che sparava davvero, l'altro gli è corso dietro a dare le ortellate. Lì chi gli è corso dietro, il ragazzo era un centometrista, poi ve lo immaginate, ma sì, c'è un ragazzo centometrista ferito con dei lupi famelici che se lo vogliono mangiare. Immaginate con che velocità è scappato. Adrenalina a 3000, e quindi considerate, questo è uscito come un fulmine, è uscito come un razzo, sì. Per conto mio ha tirato anche una brutta botta. Ne sono convinto, secondo me una delle cause che ha fatto smettere il mostro è perché in quel caso lì già probabilmente era avanti con l'età. Morto. Ha preso. Vabbè. È morto. Devo dirti che è morto. È morto anche in un modo piuttosto non bello. Uno è ancora vivo. Pertanto, io posso dirti, io interpreto questa cosa qui, tant'è vero che nel libro li chiamo Batman e Robin. In questo caso il vivo chi è? Il Batman o il Robin? Robin. Perciò il secondario, chiamiamolo così. Il secondario. Il secondo, l'aggiunto dall'83 in poi. Sì, diciamo. Anche se in realtà la persona con la quale ho parlato varie volte, quindi non ti... Io si attribuisce sì. E gli attentati che mi fate. Mi fate sparire, non posso parlare. Lui si attribuisce. Ho detto il nome, non l'avete sentito? Ho detto il nome del mostro di Firenze. No. Apposta, perché l'ho detto. Vada via il segnale. Lui si attribuisce la responsabilità? Lui si gasa, diciamo, si dà le arie, come posso dire, da persona. Io c'ero. Superman. Però, infatti, quando in qualche puntata precedente ho detto. Strano, perché normalmente un serial killer prima o poi vuole il riconoscimento. Punto.
Perciò si fa o si fa prendere o comunque fa in modo che lo prenda, cioè o si consegna o comunque fa in modo di essere preso. Diciamo che diventa la notorietà è talmente forte e la sua, parliamo di serial killer, la sua certo. capacità come di farsi gioco di tutti gli inquirenti in generale, persone che conosce, solitamente li conosce tutti bene, gente che incontra, che saluta, che gli fa il sorrisino, magari dice, ma avete visto molte volte, non soltanto nei delitti serial killer, ma delitti, addirittura l'assassino chiede informazioni, ma allora com'è, l'avete trovato, no? Deve essere un personaggio, ma insomma, sono chiappate, dategliene tante, no? Ma questo riporterebbe ad alcune telefonate che sono arrivate all'ospedale dove venne ricoverato il Mainardi, giusto? Perciò era lui comunque che telefonava no, allora. No, anche lì, vedi, lì quando parliamo delle persone che telefonano all'ospedale, che chiedono informazioni, se era vivo, se era morto, se aveva parlato, che parlano poi con l'autista dell'ambulanza, lo vanno a cercare addirittura mentre si trova in vacanza, credo a Rimini. E diciamo che le famose croci dei ragazzi, dei due ragazzi di Vicchio, vi ricorderete che sono state... vi ripesa in maniera volgare, no? Io non credo che sia stato il mostro a fare una cosa del genere. Del calcio? Come? Di Vicchio? No, parlavo di Piarontini, le croci che sono state danneggiate, sì. Vi ricorderete, no? Sì. E lì io non credo che sia un'operazione del mostro, come dire, che è stato sicuramente qualcuno che voleva far scrivere un po' di carta stampata. Ecco. E in questi casi ce n'è tanta, purtroppo. Qualcuno pensa che fosse stato anche animali. Allora, scusate se mi interrompo, io devo continuare con le domande. Allora, Alessandro ci tiene a precisare un'altra cosa. Dice, il delitto del taxi non l'aveva annunciato, tanto che non era stato attribuito a lui all'inizio. Infatti esatto. Lui ha mandato dopo... Gli hanno detto che era suo dopo che lui aveva mandato la lettera un pezzo di camicia e un bossolo di pistola dell'omicidio precedente al tassista. E fino allora aveva pensato che Zodiac era una bomber. Sì, è stato sospettato. Aveva accostato una bomber. Quelle faceva gli attentati. Allora, un'altra cosa, un'altra domanda. Questo è profilo psicologico, quindi vabbè, io la faccio a tutte e due, non specifico a Valerio, potete rispondere a tutti e due. Visto il presunto legame mostro Zodiac, si riferisce al signore italoamericano di cui non so se posso fare il nome, certo, io dico Astemio. Tutti i giornali. Da esperti, come giudicate la testimonianza di questo individuo al processo Pacciani? Fermi. Intendo da un punto di vista psicologico-criminologico, ad esempio il fatto che lui testimoniasse contro Pacciani non andrebbe contro la sua proverbiale vanità del serial killer? Non vogliono farsi catturare, ma credo che a un killer o a un serial killer darebbe fastidio se i suoi omicidi venissero attribuiti ad altri. Ha ragione, in questo senso è vero. Se lui fosse stato davvero il mostro di Firenze non avrebbe accusato Pacciani, non si sarebbe esposto. Sì, no, non penso l'avrebbe fatto. Io questo, ora mi è venuto in mente. Ho capito la questione questa qui. Davide? 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 No, io sono d'accordissimo con Valerio. Sì, qui chi compie un delitto è come se fosse nella sua testa, nella sua follia, è come se avesse prodotto un'opera d'arte. E quindi chi l'ha fatta non è certamente contento che altri si attribuiscano, come dire... Soprattutto uno come Pacciani, poi. Ecco, appunto. Quindi direi che dal punto di vista psicologico c'è questa componente, come dire, narcisistica, ecco. Tra l'altro, se non ricordo male, Bevilacqua ha insistito... Chi è Astemio? Ha insistito per... è andato lui di sua spontanea volontà, appunto, a parlare con gli inquirenti, quindi... in effetti io lo vedo questo signore qui, come dire, un po' come amante. Io, da quel poco che ho potuto vedere anche dalle immagini, questo oggi se ne pente di quello che ha fatto. Scusate, il profilo lo faccio io. Se è esteta, può essere un professore di storia dell'arte che è amante del Rinascimento, che dalla California si sposta in Italia e specialmente in Toscana. Stai scrivendo un romanzo? Bello però, come ipotesi. Però sono da un brano. Così. Ci sono tante altre da un brano, perfetto. Alex. Questo è un titolo che andrebbe bene a un romanzo di Dan Brown, perfetto.
Tra l'altro nella testimonianza di Bevilacqua, scusami, di Astemio. Io non l'ho ancora fatto il nome. Sicuramente... Giuseppe, la vuoi una birra? Dice, no, sono Astemio. Astemio, la vuoi una birra? Si parla comunque di una Nadine Morio con i capelli corti. Esatto. Che è curioso anche questa cosa. Di? Si parla di una Nadine Morio, la ragazza francese, con i capelli corti. Ora, lì è strano perché al processo del 94 già si sapeva che c'era stato un qui pro quo sul discorso del capello corto, capello lungo. A meno che ma forse chi seguiva il processo, chi era, forse lui no. Sì, ma è strano che in effetti gli inquirenti, cioè gli avvocati, non abbiano detto sì, però scusi, sta parlando di una ragazza. Nessuno gli ha fatto l'obiezione. A meno che non fosse, diciamo, una semplificazione, cioè non aveva i capelli lunghi, cioè una persona perché lei ne aveva comunque alla spalla. Quindi magari per una persona di una certa un caschetto età, praticamente. Per una persona di una certa età potrebbero essere considerati corti. Ecco. Ho finito il mio intervento da avvocato. Io volevo chiedere una cosa, la voglio fare io una domanda. Allora, Vanni parla di un certo Ulisse e ne parla con aiutami Davide, con il Nesi. Sì. Questo Ulisse rilascia un'intervista nel 2017. Questo Ulisse? E chi è? È un nero. Oddio, poi dopo ti dico chi è questo Ulisse. Aspetta, questo Ulisse, allora, anche qui è molto... Era un'intercettazione telefonica. Allora, ambientale perché è avvenuta all'interno del carcere. Mentre c'era il... Non l'avevi fatto te? No, non l'ho fatto. Vai avanti, Marotta. Voglio vedere dove dicevo, vai a cascare. Allora, Ulisse, questo Ulisse, Bandi diceva che era un militare dalla pelle nera. Infatti lo chiama il nero. Il nero, esatto. A Zodiac. È bianco. È bianco. Ma non perché lo dice la scientifica, piuttosto Zodiac è stato visto. Due persone accoltellate a Zodiac e sarà bianco. Quindi già da qui, secondo me, si potrebbe chiudere già la situazione del fatto del Vanni, che racconta il Mostri Firenze poteva essere un militare americano che lavorava per lui era, perché lui ha acceso la televisione e ha sentito parlare di questo Ulisse. Perché te lo disse lui a te? Dice, ma l'ha ammazzati tutti, era talmente convinto che fosse perché ma questa cosa qui, lo dicevo prima, anche Pacciani aveva avuto questa sensazione, perché vi ricorderete, ve l'ho già raccontato, che quando andai per la prima volta da Pietro Pacciani fu perché all'epoca mi occupavo del delitto del Vinci, di Francesco Vinci. E il buon Pietro Pacciani, in un'intervista televisiva, ebbe a dire che il mostro di Firenze è quello che aveva ammazzato Francesco Vinci. E che dico, se io mi sto occupando del delitto di Francesco Vinci, vado a sentire Pietro. E Pietro mi disse, ma io veramente l'ho sentito in televisione questa cosa qui. Quindi è un ripetersi, è una ridondanza che spesso accade all'interno delle indagini, e questa ridondanza purtroppo non agevola, complica le situazioni, le rende talmente confuse, fumose. Vedete, stiamo parlando di Ulisse, l'indiano, il cinese. Anzi, non dimentichiamoci, siamo partiti, che il posto di Firenze lo disse il buon Giuttari. Sì, lui diceva che era un ex dei servizi segreti del SID. Ancora in scena prima del sismi. Io stavo andando veramente molto molto indietro, perché quando disse il mostro era uno solo e lo indicò è Pietro Pacciani, quindi il mostro uno solo, poi era lui. Pietro Pacciani, Vanni, Lotti, Faggi, Pucci, il l'uomo nero, il farmacista Calamandrei, il medico di Perugia, Lago Trasimeno, adesso l'altro si chiama il legionario. Il legionario. Izzo, ne avete ancora? C'è anche Izzo. Ma ce ne più, signori? Allora, se mi permettete, se non fosse una cosa così tragica, ma così talmente tragica, ci sarebbe da schiacciarsi una risata. Fatela finire. Scusate, avete fatto il nome di Izzo, no? Ma Izzo non è... Angelo Izzo, è Massacro e Circeo. Esatto. Però lui ha praticamente rilasciato una confessione ultimamente. Sì, sono il mostro di Firenze, il suo biografo. Sembra che abbia detto questo personaggio su una rivista che si chiama Tempi. Stai facendo una crasi tra due vicende. Lui si è autoappostato, alla fine rischiamo, noi che ci lavoriamo, noi che ci studiamo, deve scolare tutto, alla fine non ci capiamo.
è vero, no, cioè, vabbè, allora, Valerio, ma non rischiamo davvero di avere talmente la testa piena di confusione, diciamo, ma cosa aspetta, ma questa storia... operazione da servizi segreti, mescolare tutte le carte e poi arrivare a niente. Ma sei davvero Dan Brown comunque, evidentemente. Ma Izzo è un mitomane. Oh, allora, Valerio mi Izzo, sempre, siccome è uscito fuori dal, diciamo, dai media, vuole in qualche modo tornare. Esatto. È un personaggio squallido del quale non... Io, lui dice di aver preso questa ragazza su c'era anche Narducci, insieme a Narducci. Questa ragazza è stata portata nella villa di Narducci e l'hanno violentata in 12, tutti vestiti a sul lago Trasimeno. Però giustamente Valerio ha detto di prendere il lago di Trasimeno che volge a mezzogiorno. Ah, non è questo. Valerio ha sempre detto di dare l'affidamento a fonti attendibili. Io non detto tra me e voi, ma Izzo tanto attendibile non mi sembra, non mi pare nemmeno a me. Secondo me per tornare alla ribalta delle cronache, questo è veramente sta accadendo un personaggio vomitevole, questo Izzo non andrebbe neanche preso in considerazione. Che poi ragazzi sono stati talmente io ogni tanto me la prendo gli psicologi, perché ebbero a dire che era sano di mente, poteva stare in libertà, e è uccisa madre e figlia. Guarda, cioè, cosa ha combinato. Ma Izzo? Sì. Ah, quando l'hanno fatto uscire. Ci sono serial killer che ti piacciono perché sono intelligenti, ma ci sono anche serial killer che non ti piacciono perché questo è uno di quelli che non piace. Personaggio. Lo studi perché lo devi studiare, ma non è un personaggio che ti affascina. Perché se domandi a Daniele, c'è questo stata anche la veggente, la veggente che parlava con gli spiriti di quelli erano stati assassinati, gli dava l'informazione dove era stata nascosta. Un ragazzo fa ricordo. Una precisazione, la Corazzin. Io ho avuto delle Corazzin, quella ragazza rapita e stuprata. Siamo al circo, infatti, ma scritto. Comunque ho avuto io decine e decine di personaggi, mi hanno scritto, telefonato, mi sono venuti a trovare, che parlavano con l'aldilà e che ognuno di loro aveva un'indicazione precisa. Ma la stessa cosa, sempre recentemente hanno dato credito a una maga che diceva che di sapere dove si trovasse il corpo della povera ragazza della zona di Pisa, la Ragusa. Cioè, io appartengo, mi conoscete ormai, sono pragmatico, forse anche troppo, esagero certe volte. Io a queste cose qui dei maghi, maghini e maghetti non ci ho mai creduto, come credo poco sempre ai discorsi psicologici, quindi alla psicologia in generale. C'era Nabokov, lo ricorderete, il famoso russo, lo scrittore che ha scritto Lolita, che quando scrisse quel libro lì i psicologi li lanciarono tutti come cani, li si avventarono contro dicendo un uomo del genere come può scrivere una cosa, deve essere per forza un maniaco, un porco, e che lui, Nabokov, si vendicò dicendo che la psicanalisi è un modo di curare certe malattie spalmandosi sulle parti intime e miti cresci. Tutto lì. Ecco. Vabbè, però ora, riguarda questa cosa di Izzo, è importante per chi studia il fenomeno Izzo, quindi vado a capire però insomma è qui. Però gli psicologi che mi dicono che è sano, porca miseria. No, perché lui fu rilasciato, e praticamente un boss della Sacra Corona Unita chiese a Izzo di aveva dei soldi da investire. Ma la cosa preoccupante, a me che mi preoccupa, io ho visto un giorno preturo, ho visto dei processi quando lui racconta di come le ha ammazzate, di come sembra, cioè mentre quella stava soffocando io mi stavo bevendo una Coca-Cola. I psicopatici sono così. Aveva questi occhi che sono quelli che sono malati da tiroide, gli occhi a palla, dice, lui non la voleva accoltellare, allora mi è toccata a me e papà, faceva tutti questi versi, sembrava che raccontava che ci sono malattie mentali, non lo metto in dubbio. Vabbè, ma secondo me fa anche apposta. Ma ci sono queste, sì, fa anche apposta. Però Izzo è un serial killer disorganizzato e poco intelligente. Cioè, sapeva in galera. Sì, vabbè, scusate. No, ha detto bene, disorganizzato e poco intelligente. No. Non mettiamo mica Izzo con i personaggi di cui stiamo parlando. No, assolutamente. Non sono paragonabili. Alla fine mi viene più da pensare che c'ha più informazioni la pornostar che una notte, che passò una notte insieme a Pacciani. Jessica Massaro. Esatto. Che fu quella storia. Capito, no? Te la rassumo in 3 minuti. Mi disse, arrivo lì da Pietro.
venga direttore, gli ha aperto, mi chiamava così. Al che arrivo lì, dice, aveva già chiamato, dice, e mi racconta che erano venute due ragazzi, dice, ma poverino, un ragazzo e una ragazza, dice, vengono a dare una mano alle persone come me che sono state, come dire, in galera, che sono sole, insomma, sono venuti questi due ragazzi, dice, a fare un po' di pulizie. Al che, dice, la ragazza monta su una seggiola, diceva, monta sulla seggiola per dare, per pulire su in alto, e c'era una minigonna corta. Dice, ma lì si vedeva tutto, facevo io. E io guardavo, cioè, per dire come, visto che stiamo parlando di un, qui il mostro era uno che aveva problemi sessuali, ma non, certo, non era un ipersessuato come era Pietro Pacciani. Il mostro figlio coltello di voglia, fa un che ce ne fossero, diceva, E dice, io guardavo, e lei fa, dice, no, ma guardi pure, anzi, dice, ma veramente ci li si vede un po' tutto, ah no, ma Pietro ci guardi pure tranquillamente. Dice, tanto il mio ragazzo qui non è geloso, il ragazzo, vabbè, è che usò una serie di... Questa era la pornostar? Sì, sì, questa era Jessica Massaro. Il personaggio, Jessica Massaro, la pornostar, del gruppo, credo che fosse il gruppo Diva Futura di Riccardo Schicchi. Esatto. Che bello, sì. Perché quando mi raccontò che c'era questa tizia che montava sulle seggiole, che faceva le pulizie, che gli faceva vedere tutto, io sto edulcorando la cosa, perché lui la doveva raccontare Pietro Pacciani con tanto di particolari che, insomma, al che dico, Pietro, lei non faccia entrare questa gente in casa perché non mi convince. E tant'è vero che poi la dimostrazione quale fu, che fecero un filmato, e venne fuori tutto quel po' di finimondo di cui ricorderete. Ma lui ebbe rapporti sessuali con questa? Non me l'ha detto. Io, devo essere sincero, non gli ho, per pudicizia non gli ho chiesto. Vabbè, certo. Non gli ho chiesto, ma non me l'ha, neanche lui me l'ha detto. Neanche la conferma. Ma era incavolato d'ero comunque. Gli ho detto, Pietro, è colpa sua, perché io gli avevo detto non fare entrare nessuno. Lui spesso mi diceva, no, non faccio entrare nessuno, e poi faceva un po' come gli pare. Come aveva sempre fatto Pietro, prima o poi lei si troverà male, perché qui c'è gente, lui sapeva, c'era gente che ce l'aveva con lui, al di là del fatto che ora stiamo parlando, se oggi sentivo alla radio su Rai 1 che Pietro sarebbe stato ammazzato attraverso il, fu una cosa che venne fuori, sì, hai messo i medicinali per il diabete, era un prodotto per l'asma, come si chiamava, Eolux. Lo usava uno anch'io. Spray. Ecco, sì, insomma, però le autopsie hanno dimostrato che non è morto da avvelenamento. Ma una domanda che devo fare, Davide, se non me ne scordo, scusami Alec, lui è stato trovato con le brache calate? Lui è stato provato lui a rialzarsi, ma lui era un po' ciondone, era trasandone, come si dice. Quindi non è che è stato trovato con le braghe calate, come vogliamo interpretarla noi. No, ma stiamo dicendo, no, è una domanda lecita, quindi sto... A me è capitato una volta in guardia medica, anni fa, mi chiamarono i carabinieri perché fu trovato un signore come Pacciani, uguale, sì, anche questo signore con le brache calate. Ma perché? Infarto, perché succede? Ma succede questo? No, un infarto. Lui aveva già avuto, che stai facendo? Lui aveva già avuto uno o due, l'ultimo, anzi il penultimo, perché l'ultimo è stato fatale, il penultimo ha rischiato di portargli le gambe. Perdonatemi, devo capire una cosa, perché a me questa cosa mi interessa. Cioè, il fatto che avessi le brache calate, cioè i pantaloni, le brache le chiamano a Milano, pantaloni giù, va. I pantaloni giù, cioè, se ti prende un infarto, ti si restringe il corpo e hai degli spasmi, ed è ovvio che tu abbia questi spasmi. Ok, probabilmente era per quello allora, giusto? No, guardo lui perché è un medico. Non lo so dove è stato trovato, magari stava andando, non lo so. Sul giornale c'era c'erano. Può darsi che uno si sente male, va per rivestirsi e gli viene infarto in quel momento. Ma comunque soprattutto... No, c'è, ecco, diciamo che c'è in questa storia qui c'è un mistero, in effetti c'è. E il mistero qual è? Che dopo l'ultima vedere Pietro Pacciani siamo stati noi della Falco Investigazioni. Dietro la storia che dicevamo prima della Jessica Massaro, lui poi non faceva entrare più nessuno tranne qualche avvocato e neanche tutti. Giornalisti tutti fuori, insomma, in casa non entrava nessuno. E il mistero qual era? Il mistero che gli ultimi a vederlo in vita siamo stati noi. Poi vabbè, mi hanno chiamato dicendo che l'avevano trovato morto. Che succede? Che in realtà salta fuori che un personaggio, un certo Celso Barberi o Barberi, pittore delle tue parti, Angelo, dell'Appennino, è un pittore che frequentava Pacciani, quindi erano, diciamo, amici.
Chi è quel grullo di pittore? Quel grullo di pittore, sì. Sì, è vero. Chi è quel grullo di pittore? In pratica racconta questo Celso Barbieri che chiama la sera in casa di Pacciani, gli risponde Pacciani e dice ora c'ho da fare, sembra ci avesse qualcuno in casa, dice c'ho il, se non ricordo male, ho in casa l'erborista. Ah. Al che erborista, lui, io non avevo mai sentito parlare di erborista, io personalmente, ma credo nessuno di noi avesse mai sentito parlare di questa presenza. E quindi poi lui chiude, dice, gli chiede, questo Celso Barbieri sente che dall'altra parte c'è qualcuno in casa, perché questo qualcuno in casa chiede a Pacciani, prima che Pacciani chiudesse la cornetta, dice chi gli è, avrebbe usato questo termine, quindi tipicamente fiorentino. E gli è quel grullo del pittore. Ecco. Quindi in casa c'era qualcuno. Ora, l'indomani è stato dato morto, curiosa circostanza, si dice che lui prendesse questo farmaco Leolux, però, torno a ripetere, le autopsie, gli esami tossicologici, tutti gli esami, perché sono stati tutti negativi, danno, come dire, non possono portare, cioè la quantità di Eolux che era stato trovato nel sangue di Pietro Pacciani non poteva portare alla morte, sufficiente a provocargli l'infarto. Quindi l'infarto era qualcosa di fisiologico che doveva capitare. Allora, ragazzi, siamo alla fine della trasmissione, chiudiamo perché siamo tutti stanchi. Stop alle telefonate, stop ai messaggi. Io ringrazio tutti quelli che stasera sono stati con noi, perché stasera, domani poi vi diremo anche quanti eravamo. Domani insomma, pomeriggio. Ma siamo stasera, eravamo veramente tanti, tra i messaggi, tra i gruppi, perché stasera avevamo anche la diretta Facebook. Allora, la domanda che ho fatto all'inizio a tutti i nostri ospiti è stato: Zodiac e il mostro di Firenze sono la stessa persona? Beh, ho appurato che in realtà no, sono due persone completamente diverse. Io vi saluto, ringrazio Giuseppe Di Bernardo che è stato con noi, Davide Cannella. Ciao. Vuoi salutare? Certo, grazie. Hai portato la fattura, vedo? C'è da consegnare, hai portato la fattura. Certo. E deve pagare la ritenuta da conto lui, Prova? Ah, ora. Ora sì o no? Non lo so, ecco, no, vedi, no, quando si parla di fattura, visto? Quando parla di fattura, mi sabotano subito. La trasmissione è finita. E io ho portato anche la mia, però. Allora, Davide Candela ci saluta, Valerio Scrivo, il criminologo. E il nostro pianista stasera, che ha parlato proprio, Alex Baracani, il patron della radio, Daniele Bronzi. Non si sa se verrà caricata la puntata. Vabbè, non mi scrivete più. Dipende da quanto mi date. Esatto. Ora attendiamo novità, perché secondo me, visto andiamo verso l'estate, ti dice arriva delle nuove novità. Io ho avuto idee per un paio di trasmissioni sull'argomento, poi ne parlerò anche con ottimo. Io ho sempre la mia idea. Mostro di Firenze, strategia della tensione, qualcosina. Io invece volevo dire un'ultimissima trasmissione finita. Se posso, no. Vai, vale. Allora, vabbè, velocissimi. Sì, sono le indagini, nel senso, tutte e due fallimentari. Un serial killer che non parla e ti dà poche notizie di sé, in Italia non viene catturato. Un serial killer che parla tanto di sé, che si espone, e neanche quello viene catturato. Quindi andrebbe fatto un'analisi critica di tutte e due queste indagini. Questo non sarebbe male. Bene. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao.